Adesso parliamo della visita del presidente turco Erdogan a Roma, prima in Vaticano il lungo colloquio con Papa Francesco, poi l'incontro con il presidente Mattarella e il premier Gentiloni, colloqui questi definiti dal Colle, da Palazzo Chigi, Franchi, Aldo Maria Valli e poi Maria Gianniti. Picchetto d'onore delle guardie svizzere per il presidente Erdogan alla sua prima visita in Vaticano, mentre Francesco, concentrato, attende dietro la porta della biblioteca privata. Nel colloquio, 50 minuti, in primo piano la situazione in Medio Oriente e lo status di Gerusalemme dopo la decisione dell'amministrazione Trump di spostare nella città santa l'ambasciata statunitense. Decisione contraria alla legge internazionale, l'hanno definita sia il Papa sia Erdogan. Tra i due, quindi, clima più disteso e cordiale rispetto a 3 anni fa, quando Bergoglio usò la parola genocidio per il massacro degli armeni, definizione non ammessa dalla Turchia. Tra gli altri temi affrontati, la promozione della pace attraverso il dialogo, l'accoglienza dei profughi, e la condizione della piccola comunità cattolica in Turchia. Preghi per me, chiede alla fine Francesco alla signora Erdogan e al presidente, che subito dopo si è recato al Quirinale per l'incontro.